Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video dell'amministrazione comunale. Partiamo subito con i numeri del Covid. Ad oggi il numero dei positivi è 35, mentre le persone che sono ancora in attesa di un riscontro sono 41. Parliamo di cantieri. La via Tronconi settimana prossima sarà chiusa giorno e notte per una settimana intera. Questo per permettere la costruzione di un attraversamento pedonale rialzato. Come ben sapete, nella serata di lunedì una casa in frazione Balzarine è crollata sulla strada. Attualmente la strada è chiusa e la casa è tuttora pericolante. Ho appena firmato un'ordinanza di demolizione riferita all'edificio crollato. Se entro 7 giorni i proprietari non abbatteranno loro l'edificio pericolante, sarà compito dell'amministrazione comunale prendersi carico di questo problema e mettere in sicurezza l'intera area, di modo da poter rendere libera e accessibile il cortile dalla strada attualmente chiusa. Lunedì sera alle ore 21 nella sala consigliare del Castello, il secondo consiglio comunale. Si potrà assistere al consiglio comunale nel rispetto delle normative Covid e i posti saranno limitati. Per chi non potrà vederlo dal vivo, potrà seguire il consiglio comunale in diretta streaming. Per trovare la diretta streaming o sul sito istituzionale del comune o qui sotto trovate il link per accedervi. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon fine settimana. Al prossimo video!